ecco. Massimo Giletti! Eccoci, maestro. Mo me la devi spiegare però sta storia, eh? La TV fa 70, Massimo. 70. Sei emozionato? 70 sono tanti. No, guarda me. No, dico 70 è un viaggio. Guarda veramente. Me quanto sono pimpante. Tu sei extra. Così bella, anzi bellissimissima. Ho visto prima Sylvie Vartan, di cui ero follemente innamorato da bambino. Ma me l'hai detto l'altra sera. Però tu sera. Hai fatto di tutto purché io non la incontrassi. Mi hai tenuto 50 amore, ore dietro là. T'abbiamo e messo... dice, uscirà, non uscirà. Ma dov'è? È andata via Sylvie? C'è il marito, però ho visto il marito. Ho visto il marito che era molto attento. Mi ha fatto vedere tanto Johnny Holiday, quindi il marito era molto contento di me. No, ma io lo trovo un uomo intero. Poi guarda, l'amore vabbè, non si fa, retroattivo. L'amore, però non l'ho vista. Cioè la gelosia retroattiva non esiste. Guarda Nicola con me, che avrebbe dovuto fare? Eppure invece lui è amico di tutti i miei ex. Appunto. Tu lo sai. Dipende dallo spirito con cui uno vive i rapporti. Perché c'è gente che arretra ancora all'uomo primitivo. Beh, tu che ne sai dell'amore? Sei perennemente single, Massimo. Ti ho lasciato qualche anno Pensa fa. Pensa che deserto. Ti ritrovo così. Tutte le notti in solitudine, coi libri. E tu visto l'altra sera. Per trovare... T'ho visto l'altra sera, molto triste e solitario. Beh, però ci siamo anche divertiti. Molto. No? Dove ci siamo incontrati per caso a cena però dal ero nostro... Ero solitario, però era divertente. Non ti ho visto tanto solitario, perché ci, insomma... Dai, su, Mara, guarda le telecamere, per favore. Dov'è? Sono lì, dietro a me. No, ti sei molto divertito. Almeno una notte fammi è divertire. È vero, hai ragione, mi sono divertita molto anch'io perché eravamo per una volta. Amici simpatici, dai. Allora? Senti, no, volevo sapere la tua emozione, cioè il tuo rientro. Ma... ritorni a casa. Io ho letto molto spesso che Giletti ha lasciato la Rai. Io in realtà fui messo allo... educatamente in condizioni di scegliere un'altra strada, quindi tornare è una parola giusta. Qui ci abbiamo girato tante domeniche in, abbiamo vissuto tanti momenti. Io però penso che nella vita anche le emozioni, i momenti negativi ti servono molto perché ti fanno migliorare come uomo. Quindi io credo che nella vita chi vive una tempesta la deve far uscire bene la propria anima. Lo credo anch'io. Non ti devi lasciare trasportare da... Non ho rancori. Qualcuno ha detto, torni, rivincite. Ma che rivincite? Fai il tuo prodotto. Mercoledì sera su Rai 1 vedremo un programma un po' old style, nel senso che abbiamo voluto far vivere l'emozione di un programma di un tempo. Ci saranno le sigle della Rai storiche, anche quelle di Mediaset, perché comunque sono i 70 anni della televisione. Certo, della TV che diventa quindi... globale. Senti, voglio farti vedere però un filmato, voglio partire un attimo più... Insomma, noi ci siamo conosciuti, te lo racconto sempre, ogni volta che... Erano momenti... E tu ero un momento delicato. Il mio era un momento delicato. Tu lavoravi per Mixer, per Giovanni Minoli, a cui devo tutto. Per Minoli. Ed eri venuto a casa per farmi un'intervista. Una piccola intervista, perché io allora non ero manco famosa, non so Però Mixer era un programma all'avanguardia, per cui entrarci era interessante. Però quell'intervista fu complicata. Non si è mai fatta, perché tu sei arrivato e praticamente il mio compagno di allora mi aveva lasciato da 5 minuti, per cui mi apre la porta questo bel ragazzo, giornalista, che mi doveva fare l'intervista e mi trova in lacrime e tu sei stato, anziché farmi l'intervista, a consolarmi, ero davvero molto triste e molto disperata. Un momento difficile, ma ci ha legato un bel ricordo. Ci ha legato poi comunque un rapporto di lunga amicizia che ancora oggi, per fortuna, regge. Anche se non mi ha invitato, non mi ha invitato, ha invitato tutti, tranne me. Andiamo avanti. E allora vediamola questa amicizia tra me e te. Vediamola. Paolo Liniti e Massimo Giletti. Guarda
guardate il primo piano. Sei, te l'ho detto, secondo me è il primo piano più bello che ci sia ed è una cosa... Mi piace vederti così. Tu sei emozionato anche tu un pochettino? Beh, certo, è la tua prima domenica in... Sì, ho iniziato a mattina, quindi adesso è la tua prima andiamo in sigla. È la ciao. Nostra andiamo prima in domenica in... Via mio no. Ci puoi giurare, direttore? Io di più. Questo non credo, non è possibile, mi dai la cornetta? Ma lui adesso dov'è? Mara è una che buca il video, poi tutti noi magari possiamo piacere, ma una certezza c'è. Grazie. Buca il video e bucare il video è, pare, sono pochissimi. Buco, vabbè, insomma, col nostro Paolo Limiti. Sì, che ci ha fatto fare una cosa alla Paolo Limiti, improbabile, no, per me. Però io ho un bellissimo ricordo di quel periodo lì. Sì, sì, una bella domenica Ini, successo, no? Sì, eravamo divisi in tre, c'era interessante. La tua arena, poi c'era l'intrattenimento, poi c'era la nostalgia. Sì. Con, tutto c'era. C'era un po' tutto. Beh, era un bel mix. Mi ricordo che tu mi aiutasti molto per avere Paolo Limiti dentro quella domenica in, perché lui era un po' fuori. Lui era fuori dal giro. Era un po' fuori dal giro. Io sì, l'ho ma come, aiutammo a tornare un altro grande amico, grazie a Del Noce, a sì. Sposini, sì. Lamberto, sì. che era fuori sì. dal sistema, no? sì. e poi condusse con te insieme. Sì, quindi certo, io diretta. Penso che le persone un po' lasciate fuori, se hanno qualità, debbano essere aiutate a tornare. Io penso che invece in un mondo dove di codardi e di pavidi che non hanno memoria, proprio nei momenti difficili si vedono gli amici, perché siamo circondati da pavidi. Il mondo più facile tu, essere dei Don Abbondio. No? Beh, insomma, ne ho visti tanti di Don Abbondio, ma pensiamo alla cosa bella. Omaggio è beh, ma però... Le cose belle, no, ma perché tu hai ricordato quei momenti dove qualcuno ha aiutato sì. chi stava in difficoltà. Certo, bisogna sempre aiutare chi sta in difficoltà. Capisci? Soprattutto se sono professionisti. Professionisti. Certo, ma non è... aiutare non è di questo mondo. Faccio vedere... È un altro. Massimo, un omaggio a te e non tutto, ma una gran parte delle cose che sei riuscito a fare nella tua carriera, perché tu sei un giornalista prima di tutto. E sì, lo fai... poi mi presto a fare altre cose ogni tanto. Sì, però nasci sì. con quell'amore lì, con quella passione lì, perché ci vuole passione per fare, bisogna... come diceva... Sì, passione vera, ma anche per fare, la passione è la base. Vediamo il filmato. Sono le 6.40, ci troviamo sotto la casa di Giulio Andreotti. Un altro inviato on the road, Massimo Giletti, una scoperta Giletti. Targata Mix, targata Giovanni Minoli. È stato bravo. È arrivato, si è seduto, ha detto io ho preso casa a Roma e sto a Roma. Io ho apprezzato moltissimo questa determinazione. E adesso che sono arrivato, fin qui grazie ai miei sogni. Bentornato condominio. Adesso che ho capito. Come va il mondo? Carissimo Frizzi, primo conduttore, un grandissimo amico. Cedo la giacca a Giletti. È una giacca storica. Signore e signori, Mario Merola. Il re. Tutto il resto è noia. Franco Califano. Guardate però come mi rispondono i due comandanti. Voi siete preparati anche per colpire il supporto alle truppe di terra. Fa bene a sottolineare il fatto del supporto alle truppe a terra in quanto solo in difesa delle truppe al suolo. Beh, mi ha fatto molta emozione rivedere Fabrizio, perché Fabrizio Frizzi è un po' tipo me, nel senso che mi ricordo sempre quando io condussi per la prima volta Telethon, mm-hmm. importante, 35, allora il conduttore faceva 35 ore, lui venne con tutti insieme gli altri a fare la fotografia, ma io ero molto giovane, lui aveva una storia altissima, importante, ebbene lui si mise dietro a tutti, non si mise davanti, io l'ho preso, l'ho messo vicino a me, ma lui non voleva star davanti. E cioè questa carattere, vederlo carattere lì, di quello scambio di il carattere giacche. Di Fabrizio, questo bello. Poi però abbiamo visto anche tanti
momenti tuoi importanti di ma sai, io credo che chi deve raccontare, come dicevi tu, quello che racconta in televisione bisogna farlo. Io sono andato in Ucraina, sono andato in Afghanistan, sono andato in Iraq. Penso che bisogna vedere coi propri occhi. Il fatto di andare non è che in automatico ti permette di essere preparato, cioè, però capisci e vedi delle, percepisci anche le sfumature che stai in uno studio televisivo, non hai assolutamente la possibilità di intuire. Quindi è importante per chi fa giornalismo andare nei luoghi, anche ultimamente rischiando. Tu sei andato, no? Sì, sono andato quando ero alla setta, ho condotto due, mi ricordo che stavo attraversando la frontiera per andare in Ucraina e mi chiamò qualcuno e disse devi tornare indietro perché esporre un conduttore è un grosso rischio, perché se salta in aria, metti il conduttore, se viene, succede qualcosa di grave, il programma chiude. E quindi io però ho attraversato la frontiera lo stesso, perché credo fermamente che bisogna raccontare, bisogna essere testimoni. Se non si è testimoni si lascia spazio alla disinformazione. Tu parli sempre, nelle tue interviste parli sempre di Minoli, di Giovanni Minoli. Tu dici sempre, io nasco lì, lui mi ha in qualche maniera insegnato, no? Anche il rigore, no? Del mio mestiere. Io gli devo tutto. Perché io mi ha preso per strada, dico sempre, nel senso che ho dovuto telefonare 300 volte, poi alla fine mi ha preso per sfinimento, però ha capito che, come ha detto lui, ci credevo. Ma lui insegnava tutto, cioè lui guardava tutto, e quello che ho cercato di fare anch'io con Non è l'Arena, i miei ragazzi, ecco perché quando ti chiudono un programma è una sofferenza enorme, perché tu hai creato delle persone, dei professionisti. Beh, anche alla 7 l'hai fatto. Sì, lo so, e quindi quella è la cosa importante. Guardì, un altro grande nome della RAI, a proposito dei 70 anni, mi ha insegnato a condurre in piedi, come dice Pippo Baudo, perché i conduttori si vedono, io non capivo all'inizio, eccolo qua Michele, condurre insieme, lì è proprio... Era proprio durante Teleton, guarda che faccia, ero distrutto, sì. Perché 32 ore, pazzesco era. Spiegami questa cosa del condurre in piedi. Ma una cosa strana, perché era Pippo, disse a Michele, in quel giorno, guarda, Giletti è uno che sta a stare in piedi. E io dico, ma Dio grazie, ho detto, è una vita che sto in piedi. Poi mi hanno spiegato insieme perché. Cioè loro sostenevano... che avere padronanza del palco, l'autorevolezza, dovevi anche come muoversi. Pippo è uno dei più grandi, sapeva gestire il palco come pochi, cui sono felice di incontrarlo, per esempio, mercoledì sera in questa grande... Dai, parliamo allora di questo grande evento. Vogliamo mandare prima lo spot, così facciamo capire, facciamo poi mi racconti tutto, vediamolo. Facciamo. Cosa c'è dietro l'angolo? Benvenuti alla Rischia Tutto. Cambio. Voglio presentarvi un cantante nuovo. Il suo nome è Gianni Morandi. Buonanotte, buonanotte, sogni, dopo. E l'aria sulla quarta corda di Bach. Come la copione ha detto stop! E intanto cominciamo il nostro programma. Buonasera, buonasera, benvenuti al Fantastico 5. Attaccato! La RAI, che storia! Massimo Giletti conduce La TV fa 70, mercoledì 28 febbraio alle 21.30, RAI 1. Allora, ovviamente saremo tutti lì mercoledì 28, allora, a seguire questi io 70. Ti dico una cosa, tornare e dimostrare che anche all'interno di questa azienda, la cosa più bella mi ha fatto il tuo ispettore dietro, mi ha detto Massi, io ti aspettavo da anni, anche gli operatori che vedo dietro le telecamere. E beh, sono sempre gli stessi, siamo cresciuti con loro. Produciamo un grande evento all'interno della RAI con le maestranze della RAI, quello spot che è bellissimo, 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 sì. È fatto internamente dalla RAI. Ora, la RAI deve ritrovare l'orgoglio di essere guarda che un'azienda anche questo programma e credere in se stessa. Anche questo programma, Domenica sì. Inga, è fatto interamente dalla RAI. Quindi... tutto dalla RAI. Bisogna ritrovare l'orgoglio. Non abbiamo che si può esterni. Fare. No, si può fare. Certo si che può fare. Si può fare. Si fa più fatica?
Sì, forse sì. Un po' di fatica si fa. Si fa più fatica sicuramente, però è un'azienda. Chi ci sarà nel programma mercoledì? Sai che sei veramente, cioè tutto il tempo tu mi stai facendo sta roba. Io guarda veramente. Dammi un bacio e stai zitto. Mi mancava in tutta la carriera. Sai perché l'ho fatto? Perché? Perché bacio tutti. No, io. Perché ho preparato per Pippo Baudo. Tutti i baci di Pippo Baudo. Ah, guarda Pippo lì, ci eravamo già baciati, Massimo. Ma però qua è stato, lì mi sa che non c'è proprio il contatto, qui c'è stato, qui c'è il contatto. Stato. Saluto Santo Domingo, dov'è? Santo Domingo. Santo Domingo. È a Santo Domingo, Nicola. Ciao Nicola, tutto bene? Del resto, prima c'era Sylvie Vartan, non me l'ha fatta incontrare. Ma un sai pegno, che è ancora bellissima, c'ha 80 anni. Ma non era bella, ragazzi. Io la guardavo e dicevo, ma non è possibile. Quindi non per è... me va bene, perché io posso ambire ormai, data l'età, solo a situazioni... Ecco, comunque, tutto bene a Santo Domingo, tranquillo. No, una grande festa sarà, dai. Dai, una grande festa. Ci saranno tutti i grandi nomi, dai, Amadeus, Fiorello, Conti, Clerici, Pippo Baudo. Non ci sarà Mara Venier! Non ci sarà Mara Venier! Sono stata invitata. Calma, non si sa mai. Non si sa mai. Quindi non buttate tutta... non si sa mai, non si può mai dire. Ma ormai... ma non si può mai dire, non si può mai dire. Ci potrebbe essere una non magia... Non si può mai dire, vedremo. Perché non lo vuoi dire? Mi hanno detto che il destino te lo crei soltanto tu. Mi hanno detto che il destino te lo crei soltanto tu. Massimo. Allora, vabbè, si è fatta una certa ora. Dai. Dobbiamo dare l'ospite nuovo. Sì, c'è Alfa, lo conosci? Alfa, bravissimo, carinissimo. Bravissimo, biondino, carino. Biondino, scattante. Ha fatto un duetto meraviglioso col Alfa. Prof, meraviglioso. Sta per arrivare Alfa. Che canta bella bellissima. Bella bellissima. Dai, ci vediamo mercoledì 28. Ci vediamo mercoledì 28. Io non sarò lì con Io te, ma sarò a casa a vedere. Ci sarà in qualche modo, e non vi dico come, dovete guardarlo, poi torno la prossima e dite, oh, a cera. Baci, grazie Mara Venier, domenica. Grazie Massimo Giletti. Ciao. Grazie Massimo. A te, baci. Ti vedo il 28 davvero. Andiamo, 28. Rai 1, mercoledì 28.